Buonasera a tutti, benvenuti all'Ecomuseo del Freidano. Siamo qui questa sera nell'ambito della mostra Comunicare lo stile Olivetti, che abbiamo inaugurato il 30 settembre scorso nell'ambito dell'undicesimo Festival dell'Innovazione e della Scienza della città di Settimo Torinese. Abbiamo allestito questa mostra grazie alla curatela dell'Associazione Archivio Storico Olivetti. Questa sera con noi c'è Enrico Bandiera, che è uno dei curatori e che ringrazio davvero per la preziosa collaborazione e che sta andando avanti anche con la proposta di incontri che abbiamo soprattutto immaginato per le scuole del territorio. Infatti la professoressa Caterina Fiorentino sarà di nuovo con noi domani mattina, perché accoglieremo delle classi superiori appunto del territorio, e vista la sua disponibilità, e quindi la ringrazio, e do benvenuto anche lei a Settimo Torinese, perché lei arriva da Napoli, e le diamo appunto il benvenuto, e grazie alla sua disponibilità abbiamo pensato di proporre questo incontro anche al pubblico e alla cittadinanza. Quindi vi auguro un buon incontro e passo la parola a Enrico, che vi introdurrà alla serata. Grazie. Grazie. Grazie Marianna e buonasera a tutti. Sono molto contento di proseguire questa collaborazione dell'Associazione Archivio Storico Olivetti di Ivrea con il Museo del Freidano qui. Voi sapete, abbiamo appunto organizzato questa mostra sulla Olivetti, e questa sera, come dire, in questo rapporto di amicizia che abbiamo aperto con l'Ecomuseo, iniziamo il racconto di un'altra amicizia che risale da molto tempo, insomma, con la professoressa Fiorentino, Caterina, che è appunto amica della nostra associazione da molto tempo, perché fu tra i primi ricercatori sul tema della grafica e del design a lavorare come si fa davvero per fare bene le cose, lavorando direttamente sulle fonti originali, e cioè sulla documentazione che un po' vedete qui esposta, che c'è esposta nella mostra, ma anche su una enorme quantità di altra documentazione che noi conserviamo, ecco, nel nostro archivio, e che racconta la storia, la vicenda storica della società Olivetti, questa che immagino molti di voi conoscano, insomma, una grande società multinazionale metalmeccanica, e quindi con una forte componente anche di attività di lavoro operaio, che era centrale nella realizzazione dei progetti e dei prodotti che venivano poi venduti, ma che aveva, come dire, assieme a questo una grande capacità di condivisione con coloro che pensavano a queste macchine e provavano a realizzarle, trovando, come dire, nella competenza di questa maestria operaia che c'era, la possibilità di realizzare delle macchine veramente straordinarie da molti punti di vista. Parallelamente a questo tema, diciamo, della bellezza e funzionalità delle macchine, il senso del design come progetto per fare delle cose belle e che funzionano, c'era poi tutto l'altro grande mondo della pubblicità, e quindi della grafica che legava la pubblicità ai prodotti e a tutto il tema della manualistica e così via. Non la faccio lunga, perché di questo e di molte altre cose ci parlerà la professoressa Fiorentino questa sera, con il titolo di questa serata, che quando l'ho scelto mi ha molto colpito, perché è un'altra volta una evocazione. Voi sapete che nel romanzo di Natalia Ginzburg, Lessico familiare, si racconta di Adriano Olivetti a un certo punto, no? Si parla di Adriano Olivetti che, trafelatissimo, farà questa operazione che non molti sanno, e cioè di guidare l'automobile che portò fuori all'estero Turati, che era inseguito dal regime fascista, e che attraverso la guida dell'auto da parte di Adriano Olivetti riuscì a espatriare. E quindi questo, diciamo, mi ha molto colpito questa cosa. C'è un filo che ci collega, ecco, e che ci permette però di continuare a oggi a fare una riflessione
sulla bellezza di queste cose che io credo debba aiutarci a vivere meglio. Lascio quindi la parola alla nostra Caterina, che ci parlerà appunto del lessico olivettiano. Come si dice, gli amici dei miei amici sono miei amici, sono molto contenta di essere qua. Sono contenta di essere qua perché è una passione questa degli studi olivettiani, e è sempre meglio confrontarsi con, in ambienti come questo, cioè confrontarsi al di fuori di quella che è l'accademia istituzionale. E perché molto spesso alla fine di questi incontri sono io che vado via con qualche commento prezioso per andare avanti. Non so se sarà il caso di oggi, però di solito succede. Perché lessico olivettiano? Allora, prima cosa perché c'era un festival qui sino a qualche giorno fa che era sui linguaggi e sulla scienza. E il lavoro che abbiamo fatto insieme con l'Associazione Archivio Storico Olivetti ha portato a molti anni fa, nel 14, alla pubblicazione di un libro che ha un titolo, ma soprattutto un sottotitolo, che è Il codice visivo Olivetti. Quindi in quest'altro sottotitolo ci sono parole e immagini, quindi si amplia in qualche maniera il concetto di codice visivo perché si associano anche i testi, e poi ci sono i modi, che sono quelli che io cercherò di non dirvi tutto in una volta e di cercare di organizzare man mano che andiamo avanti con quello che vediamo e condividiamo insieme. E quindi essenzialmente sì, la citazione è quella. Non lo volevo applicare a tutta la comunicazione, ho provato ad applicarlo a un argomento, che però poi è un argomento di una vastità incredibile, che è come questi modi e queste parole e queste immagini raccontano dell'innovazione. Con quale atteggiamento e con quale spessore e all'interno di quale cultura. Più o meno questo è il tentativo di stasera. Vado giù con le frecce, no? Così, perfetto. Questa è un'immagine di apertura che prenderà senso alla fine. Ed è anche questa un'opera dello stesso autore di tutte queste opere che sono sulla parete. E c'è un linguaggio che è un codice, che è quello egiziano ovviamente dei geroglifici, quindi qualcosa che in qualche maniera non è di immediata accessibilità, però sicuramente quella che è l'innovazione raccontata in questa immagine, che è quella delle macchine che da manuali diventano elettriche, delle macchine per scrivere che da manuali diventano elettriche, e questo apre moltissimo sia alle macchine per scrivere, ma ancora di più alle macchine da calcolo che produceva l'Olivetti, diventa parte di un racconto antico. Viene inserita all'interno di un'altra modalità in cui si operava. Questo è un momento di transizione, perché sono elettriche, non ancora elettroniche. Quando diventeranno elettroniche, ci saranno altre immagini dopo, avremo un altro codice, che è quello binario, quello dello 01. Quindi è un'immagine che condensa passato, presente, in qualche maniera prevede un futuro. Non è che lo prevede con la sfera di cristallo, lo prevede perché ci stavano effettivamente lavorando. E soprattutto mette in atto una delle modalità con cui l'Olivetti tutta ha raccontato l'innovazione, che è quella di inserirsi sempre all'interno di una narrazione più ampia, più lunga, con delle origini, in modo da non raccontare solo i prodotti, solo le sue trasformazioni, ma tanti aspetti, tra cui la storia della scrittura. E questo è un nome, un titolo che prenderà valore ma dalle immagini successive.
Enrico e io siamo in sintonia totale, anche perché poi quando uno legge e scrive più o meno le stesse cose. E la citazione di Natalia Levi Ginsburg è esattamente quella che ha portato al titolo. Funziona meglio? Che è quella che sicuramente ha portato al titolo di questo incontro con voi stasera. E il libro io non lo leggo da molto tempo, però questo è un pezzo di citazione ed è la prima volta che lei racconta di come Adriano è arrivato nella loro casa. Ci sono parole un po' dure, no? A un certo punto c'è scritto mio padre però non lo chiamava mai negro, e perché nelle pagine precedenti c'è la descrizione di queste modalità, di queste parole che il padre selezionava per contestare qualsiasi tipo di comportamento non fosse vicino a quello che lui pensava. E, erano anche altri tempi, non eravamo così tutti quanti attenti all'essere ossessivamente corretti nelle espressioni, ed è comunque una parola che prende valore all'interno di quella famiglia, che ha un senso e un significato all'interno di quella famiglia. Così come spero che oggi esca fuori rispetto a quelle che sono i segni, i simboli, le parole che prendono senso all'interno della comunicazione olivettiana. C'è un'altra cosa che non è banale, perché poi fare biografia di un'azienda o di un lungo processo di produzione significa parlare delle persone. E, la famiglia Levi, Natalia, come cognome è Levi Ginsburg, è quello che le deriva dal matrimonio con Leone Ginsburg, che ha un'altra storia interessantissima. Perché è nato a Odessa ed è nato da... ha preso il cognome del marito di sua madre, però è nato comunque da uno scrittore italiano ed è stato legittimato all'interno della sua famiglia di origine. Ciò nonostante, sembra che sto divagando, lo so, però arriverò a ricomporre queste cose. Ciò nonostante, la sua tata... In quella zona della Russia, sia che poi era Unione Sovietica, sia non era neanche Unione Sovietica, perché non c'era stata neanche la rivoluzione d'ottobre, sia in Italia sia in Germania, perché comunque hanno avuto una vita come molti ebrei assolutamente errante, la sua tata, la sua governante, che era anche la governante dei suoi fratelli fratellastri, era la zia, era la moglie del padre naturale. E questa cosa lo ha portato avanti e indietro dall'Italia molte volte, sino a che la vita di Leone non si è unita con quella della famiglia Levi. Natalia era la sorella di Gino Levi Martinoli. Il cognome Martinoli è stato aggiunto nel 1938, nel momento in cui c'erano le leggi razziali. Lui è rimasto a Ivrea, ha avuto tutta una serie di comportamenti molto simili a quelli che Adriano ha avuto con Turati e che lui stesso aveva avuto con Turati nei confronti della gestione della guerra in quel territorio. E la sorella Paola Levi è stata la prima moglie di Adriano Olivetti. Quindi è un lessico familiare che non appartiene solamente a Natalia, ma è un lessico di una famiglia allargata, complessa, e anche la terza figlia di Adriano, Anna, in realtà ha un padre naturale che è Carlo Levi, non della stessa famiglia, però con lo stesso cognome. Questo per dirvi che all'interno della produzione di un'industria ci sono le vite delle persone. Le vite delle persone non sono solamente le vite di coloro che hanno l'impresa, sono le vite degli operai e vedremo come, ma sono anche le vite dei mondi culturali all'atere con i quali l'industria si confronta, sono le vite dei territori produttivi. Qua siamo all'interno di un mulino e questa cosa è assolutamente evidente, no?
rispetto ai percorsi, rispetto ai territori, rispetto all'urbanistica, rispetto all'acqua. E quindi diciamo che con questo ho voluto giustificarmi nella scelta del titolo. Che cosa succede in questo lessico però? Che questo lessico è declinato in tantissime attività. L'Associazione Archivio Storico ha una pagina Instagram. Questa immagine, soprattutto sulla sinistra, è basata come se fosse un attuale possibile Instagram. Ed è una selezione di immagini fatta molto velocemente. Cioè, alcune proprio per predilezione, altre perché in qualche maniera torneranno dopo. Ma soprattutto prende valore in quel lessico fatto appunto di modi, di parole, di immagini che si intrecciano tutti quanti insieme. Per dire cosa? Oggi cercheremo solamente di parlare degli aspetti legati alle innovazioni, ma in realtà se qualcuno di voi è qua forse perché l'Olivetti in qualche maniera gli piace e gli interessa, si sarà anche confrontato con il fatto che quel cosa ha a che fare col ruolo dell'industria, della società, da tanti 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 punti di vista, quella che all'interno dell'azienda in qualche maniera si chiamava la responsabilità. Quindi abbiamo detto che ci sono prodotti, c'è la pubblicità, ci sono i negozi, c'è l'editoria, quello è il marchio delle edizioni di comunità che a tutt'oggi funzionano, grazie alla Fondazione Olivetti di Roma. E, però c'era anche un'editoria che era fatta di riviste di fabbrica, c'era Notizie Olivetti, che è una fonte inesauribile di dati. Questa è la dimostrazione dell'intreccio, cioè sotto c'è un opuscolo
che celebra la fabbrica voluta da Adriano Olivetti, un po' in contrasto con il padre, come si evince da molti documenti, fatta da Luigi Effigini e Gino Pollini architetti, e sopra però c'è una macchina per scrivere che è la Olivetti Studio 42, fatta ancora da Effigini e Pollini architetti insieme a Sciavischi e insieme a Luzzati per la parte meccanica. E quindi anche qua, cioè, come si fa? Studi solo la macchina per scrivere? Non studi l'architettura? Poi a un certo punto chi l'ha fatto l'opuscolo? Perché quell'opuscolo ci sono quei fiori che qua sono blu, in altri casi sono più chiari, in altri casi sono su un tono verde, in altri su un tono beige, che sono gli stessi identici fiori che sono stati utilizzati non solo per raccontare della fabbrica, del nuovo luogo di lavoro, dove la luce era interpretata in una maniera completamente innovativa rispetto al passato, ma sono gli stessi fiori che vanno anche a raccontare in maniera all'interno di una pubblicazione che si chiama una campagna pubblicitaria, che sono una collezione di manifesti, vanno anche a raccontare il processo inventivo della macchina per scrivere. Altra cosa, solamente fermi qua, Effigini e Pollini, allora vi viene voglia di andarli a indagare. Però se andiamo a indagare l'altro progettista della macchina, l'altro designer, andiamo prima in Germania, nella Bauhaus, poi arriviamo allo studio Boggeri a Milano, che è stato il primo studio di grafica in Italia, poi passiamo per Olivetti, e poi con le leggi razziali del 1933 c'è questo esodo insieme a tanti altri esuli negli Stati Uniti, e poi c'è un ritorno delle cose che in qualche maniera sono maturate, sempre per parlare di quel dialogo là. E Sciavischi ha molti meriti per essere sintetici all'interno della narrazione della comunicazione olivettiana, ne ha due. Uno, ve lo dico subito, uno tra un po', e quello che vi dico subito è quello di aver portato la fotografia all'interno della comunicazione olivettiana, perché alla Bauhaus lui lavorava nei laboratori di fotografia e quindi ha portato una fotografia che era una fotografia colta, elaborata, studiata, parte di quella cultura mitteleuropea che veniva dalla scuola della Bauhaus. E da questa scuola e dagli incroci con questa scuola derivano varie scelte della comunicazione olivettiana. Va bene così? Continuo? Mi volete fermare? Come? Io sono abituata ad avere a che fare con ragazzini irrequieti, quindi sì, ce ne pochi. E quindi quando si presentano le persone bisogna presentare anche quello che stanno facendo, e quando mi sono seduto ho detto, non ho detto che Caterina è una docente universitaria, quindi no, voi mi scuserete. Enrico, hai detto che siamo amici, cioè più di questo. Docente universitaria di design all'Università di Napoli, così ho detto anche questa cosa. Questa è proprio la parte dispettosa. Tra le tante cose, e collegandoci a Sciavischi e alla fotografia, un'altra delle modalità in cui Olivetti ha deciso di raccontare se stessa e momenti topici della sua storia, momenti topici per un'azienda coincidono molto spesso con l'innovazione, che sia una nuova fabbrica, che sia una trasformazione, che sia l'immissione nel mercato di un nuovo prodotto, è la fotografia, ma in una forma speciale, che è la forma del reportage. Sulla sinistra c'è un'immagine di... Dimmi. Avevi una curiosità? Sì, adesso non c'è più. All'interno ci sono varie strutture, e anche una parte della Telecom, perché ha a che fare in qualche maniera con la proprietà. E, è un progetto di Luigi Cosenza, che è un architetto napoletano, in collaborazione con Porcinai, che è un paesaggista,
E questa fabbrica è la fabbrica, io non è che ho girato tutte le fabbriche del mondo, però fatemelo dire, è anche scritto nel documento Olivetti, la fabbrica con il più bel panorama, perché è esattamente sull'acqua, non è sul Golfo di Napoli, è sul Golfo di Pozzuoli, dall'altra parte. Questa immagine qua, in basso, questa è la fabbrica Olivetti di Pozzuoli, e non a caso questa inquadratura, un laghetto, il verde, l'acqua e la fabbrica, da questa parte dietro c'è, non è proprio una montagna, ma si chiama montagna ma è una collina, e da questa parte c'è il mare. E se ti piace leggere, c'è un libro che si chiama Donnarumma all'assalto, che ha un buco, è proprio un buco sull'autore. Donnarumma all'assalto, sì. Ha un buco sull'autore. No, però ce la posso fare. È l'anzianità. Comunque, lui è uno scrittore che faceva il selezionatore del personale. Perché poi questa è un'altra componente, questa di avere più persone che fanno cose insieme. Ce la facciamo. Mi arriva. Queste non sono figuracce rispetto alla nostra preparazione, sono proprio i neuroni che non funzionano. Sì, lui. Ottieri. E lui, che ha scritto questo libro, ha scritto anche Quaderni di fabbrica, che è una sorta di diario della sua vita in fabbrica, che era molto più piccolo. Questo è un romanzo su questo signor Donnarumma, che era un puteolano, vale a dire un abitante dei Pozzuoli, che aveva molte difficoltà economiche, e in qualche modo c'è una parte disperatissima rispetto al fatto che lui, a differenza di altri, non riesce a diventare un operaio dell'Olivetti. Perché nel 1954 è stata fatta questa fabbrica, e in quel momento il divario nord-sud era simile a oggi, ma più percepito, più accentuato, e veramente avere un lavoro all'Olivetti significava cambiare vita, ma non per lo stipendio, non solo per lo stipendio. Per tutte le cose che l'Olivetti ha fatto ogni volta che ha istituito una fabbrica, che significa servizi sociali, asili, possibilità di avere cure mediche, per cui veramente l'accesso alla biblioteca, cioè veramente ti cambiava il mondo. E quindi c'è questo... È un romanzo con un dramma all'interno, che è un doppio dramma, quello di Donnarumma, ma soprattutto quello di Ottieri, che faceva questo mestiere, per cui doveva decidere chi sì, chi no. E tu lo leggerai. Non faccio spoiler. E quindi, invece quest'altra immagine qua, di questa sposa che canta, fa parte della cinematografia. Ho scelto questa e non un'altra. È una quasi delle più brutte immagini di tutta la cinematografia olivettiana, però mi serve per un discorso successivo. Quindi eravamo passati attraverso Chavisky e eravamo andati al reportage. C'è Cartier-Bresson, che è un nome notissimo, nel 58 aveva 50 anni, e quindi, voglio dire, era già noto. Molto spesso accade che quando si leggono i nomi all'interno della storia dell'Olivetti, dici, ah, certo, famosissimo, però poi vai a vedere e aveva 21 anni quando ha iniziato l'Olivetti. Non è il caso di Cartier-Bresson. Cartier-Bresson è arrivato affermato. E in qualche maniera anche Mulas è arrivato affermato. E anche Gardin, diciamo. Per cui nella scelta dei fotografi, a differenza di quella che era la scelta dei disegnatori, dei grafici, gli illustratori ancora erano esterni, venivano prima, erano tutti nomi conosciuti. Qua c'è scritto una cosa, però prima vi voglio far vedere invece sia la foto di quella donna, che è più grande qua, sia queste che sono di seguito.
sono immagini del 62 di Ugo Mulas e sono un reportage all'interno della fabbrica sulla quella che oggi chiamiamo la questione di genere, che è un nome che a me non piace, comunque, che invece all'epoca si chiamava la presenza femminile all'interno della produzione meccanica italiana. E Donnarumma all'assalto ha una pagina bella sulla descrizione del reparto controllo finale, come si dice? Controllo qualità? Allora, quando alla fine, voglio dire, ti arriva la macchina, devi vedere se funziona, ha un nome, sì. Ma non mi viene neanche quello. Ed è molto bello perché c'è questo accumulo, perché si producevano le calcolatrici a Pozzuoli, le calcolatrici progettate da Marcello Nezzoli e Natale Cappellaro. C'era l'accumulo dei nastri di carta, perché che uscivano dalla calcolatrice. E quindi sono queste spire e queste donne che io non so che facce avessero, non qualcuna sì, poi vi dico perché, che però in qualche maniera sono simili a queste altre, queste che invece sono nella fabbrica, non so se Aie o Ivrea, però sono quelle del Piemonte, sicuramente. E qua non sono tutte al reparto controllo qualità, che non è ancora il nome che avrei voluto dirvi, ma non mi viene. Altro modo di raccontarsi è quello delle mostre. Sono mostre in cui, io la chiamo la fabbrica, però è un sistema, in cui la fabbrica racconta se stessa. Questa è una mostra che è stata fatta nel 69 ed è una mostra che, a parte il fatto, non c'è qua il podcast sul... No, qua avete fatto una mostra, avete fatto un convegno, avete fatto una pubblicazione. Se nello specifico volete sapere di più sulla mostra, ci sono materiali in archivio. Però è una mostra che, prima cosa, è stata itinerante, è andata avanti dal 69 al 71. È stata itinerante, che significa Inghilterra, Giappone e quindi veramente in tutto il mondo. Ed è una mostra che io troverei attuale anche tra qualche anno, per quanto era innovativa e per quanto era all'avanguardia. E che invece... da John Donat, che era un fotografo di architettura, è stata totalmente stroncata. È stata stroncata in un articolo che è conservato presso l'archivio, in cui lui dice: il mezzo non è il messaggio, non ci sono contenuti, mentre invece la posizione di Gaio Lenti, che è un architetto italiano, è stata, e di tutti quelli che hanno dato la mostra, era esattamente l'opposto. Il mezzo è il messaggio. Nel senso che era, prima cosa, all'interno di un grandissimo pallone aerostatico, e quindi era una mostra che era itinerante, ma non si doveva di volta in volta adattare a quel museo, quel luogo, quell'esposizione. Camminava come i nomadi, come i circhi, no? Camminava tutto insieme, col suo tendone. E poi ti trasportava all'interno degli spazi, esattamente come dice quello che l'ha criticato, senza troppe parole, senza troppe descrizioni, senza troppi commenti, ma all'interno di un'atmosfera che veniva ricreata di volta in volta e con uno spirito critico incredibile, perché all'interno di questa mostra c'è una parte dedicata agli spazi, una parte dedicata alle immagini, una parte dedicata ai software, una parte dedicata agli hardware, una parte dedicata ai prodotti, e tutte queste parti insieme, e quando, come oggi, ti dicono fai un'esperienza, no?
erano veramente luoghi in cui tu cambiavi colore, che era sempre abbastanza buio, però dico cambiavi mezzo, una volta c'era un filmato, una volta c'era l'oggetto, una volta c'era una costruzione. E anche lì tornano i fotografi. Questa, per esempio, è una stanza. Una stanza significa che all'interno di questo grande capannone c'erano delle strutture costruite divise, dove c'è una cupola, e da questa cupola cadono tutte quante le lettere. Quella di sopra è una foto di Ugo Mulas, che è lo stesso che faceva i reportage di là, e sotto Italo Calvino, che è fotografato all'interno della mostra. Non sono immagini fatte a caso, cioè, nel senso che magari di immagini di visitatori a questa mostra ce ne sono migliaia. Quelle che camminano però e che continuano a raccontare di questa mostra sono o il fotografo che fa il reportage all'architetto e l'architetto che fa da guida all'installazione, oppure uno degli scrittori più noti della letteratura italiana. E questa è una modalità specifica di raccontare, cioè non è solo l'allestimento di Gaia Aulenti, ma è anche l'immagine con cui l'allestimento di Gaia Aulenti esce e va su quelle edizioni di cui parlavamo prima. Va su Notizie Olivetti, va sul Giornale Olivetti e va poi dopo naturalmente sulla stampa esterna e sulla stampa internazionale esterna, essendo soprattutto questa una mostra che era itinerante. Per cui cosa succede? Come non si vedeva il prodotto nell'immagine con i geroglifici, ma si vedeva l'elettricità. Qui in questa stanza, in alcune di queste stanze, i prodotti ci sono in questa mostra, per cui non è quello, però si vedono lettere sospese, alfabeti, possibilità di comunicare. Dice, certo, quella aveva a che fare con la scrittura, sì, aveva a che fare con la scrittura, aveva a che fare con le lettere, aveva a che fare con i numeri, ma ogni volta che c'è un'innovazione in questo senso, questa innovazione viene inserita o qui in veramente un ambiente di suggestione, di atmosfera, fatto di luce, fatto di movimenti, di lettere che viaggiano. Queste sono fisiche, non sono proiezioni, sono proprio tutte quante installazioni. E poi qual era la critica che questo John Donat ha fatto a questa mostra fortissima? Era la critica di dire non è spiegato. Ok. E qual è la potenza di una cosa che in qualche maniera non è spiegata? Almeno in questa occasione, almeno in questa occasione della mostra. È la potenza espressiva dell'arte, che è un'altra delle connotazioni che in qualche modo accompagnano tutta la narrazione olivettiana. Quindi una è quella di riferirsi al passato e un'altra è quella di entrare sempre in relazione con l'arte. Questa, in molti versi, è una vera, non solo questa delle lettere, dico tutta la mostra progettata da Gaia Aulenti, in qualche maniera è veramente espressione artistica, nel senso che mette anche, però non solo se stesse l'Olivetti al centro, ma la partecipazione. Cioè siamo dal 69 al 71, l'arte performativa era comunque estremamente presente sulla scena artistica e intellettuale, e con questo atteggiamento molti spazi di questa mostra sono stati fatti e per questo atteggiamento sono stati anche demoliti da quelli che in qualche maniera non li condividevano. Non si può dire che non li capivano, perché poi John Donat era un bravissimo fotografo di architettura, aveva una grandissima sensibilità fotografica e un rapporto con lo spazio molto ben costruito, per cui non li condividevano. Fatto sta che questo documento non è un documento che è stato occultato, questo del contrasto, ma è un documento che a tutt'oggi è a nostra disposizione. Quindi questa cosa di conservare anche la parola dei detrattori è una cosa che per lui che è archivista è ovvia, però prima, già c'era prima. Cioè tu questo. Non era scontato in società. Non era scontato. Sì, collaudo. Collaudo. Collaudo delle macchine. Le signore. Sì. E quelle che facevano
nel romanzo di Ottieri. Questa è un'altra mostra che ha una grande importanza per un altro motivo. Il suo catalogo è una delle prime cose con cui ho avuto a che fare, perché è una pubblicazione che oltretutto è disponibile anche, no? Cioè, dico, oltre alla consultazione si può avere, e mette ordine, perché è cronologica, non è tematica, anche se all'interno della cronologia ci sono i temi, e quindi a me il catalogo di questa mostra, che è stata fatta negli Stati Uniti, che si chiama Design Process, è servito a iniziare a mettere ordine. E diciamo che se dovessi consegnare a qualcuno che vuole studiare l'Olivetti, direi come prima cosa apri questo libro qui, perché qui c'è un tipo di narrazione che divide, tiene insieme, perché tutto all'interno della stessa mostra, però divide, ti dà quell'ordine iniziale per cui c'è il prodotto separato dalla comunicazione, separato dall'architettura, con nomi e cognomi e con date, che è una cosa molto rara nel momento in cui tu ti avvicini a un archivio. Prima ancora di avere accesso ai documenti ti serve la parte bibliotecaria, in modo da puoi dare tu un ordine alle cose che trovi man mano e a capire dove collocarle. E quindi è una modalità completamente diversa, in qualche maniera didattica, tant'è che la mostra non è andata in giro per il mondo, ma la mostra in qualche maniera è nata all'interno di una collaborazione con l'Università Americana, e quindi ha quell'impostazione molto più rigorosa. E questo ci porta un po' all'idea del lessico iniziale, no? Cioè di questa articolata comunità in cui l'Olivetti di volta in volta usa un suo linguaggio e lo calibra a seconda delle occasioni. Linguaggio che quando ci troviamo a Mosca nel 66, con questa mostra che si chiama Interorgtechnica, questa rimane la G in gola bloccata ogni volta, invece è una esplorazione di una cultura diversa, di un continente diverso, che ha portato a accordi in qualche maniera commerciali. Ma è una mostra che ha due dettagli che mi piacciono moltissimo. Uno, che è stato necessario stavolta tradurre tutto, cioè come in concept e forme si andava solamente per immagini, qua in qualche modo invece sono stati tradotti video, sono stati tradotti documenti, tant'è che questo è l'opuscolo ed è con l'alfabeto cirillico. Ma l'impegno e l'energia di costruire una relazione in quel periodo storico con una nazione lontana, ma non solo lontana fisicamente, lontana proprio come tipo di cultura, ha richiesto lì la presenza di 100 persone, Olivetti, credo che sia durato un mese e mezzo, no, un po' meno, un mese e mezzo, la presenza di 100 persone lì, oltre a tutti la mostra, ma prima ancora molti tecnici russi sono stati a Ivrea e sono stati a Ivrea a imparare il funzionamento delle macchine, a vedere la produzione delle macchine, e quindi sì, sicuramente era una mostra molto fiera, commerciale, fatta in una modalità ancora diversa da quelle altre due, perché all'interno erano riprodotti dei piccoli set, l'ufficio postale, l'ufficio postale me lo ricordo, gli altri me li invento, era per capirci, no? L'ufficio medico, il luogo del geometra, e di volta in volta, a seconda delle attività lavorative scelte rispetto a quello che erano le necessità che avevano verificato, quindi non necessità italiane, necessità riferite all'Unione Sovietica, loro mettevano in scena un vero e proprio set modello IKEA, dove c'erano i tavoli, le sedie, le persone che lavoravano,
e la macchina, le macchine appropriate perché quel lavoro fosse svolto nella maniera migliore possibile. E questo è, non è la modalità solita con cui si va alle fiere, cioè alle fiere si porta il prodotto. Questa è una modalità veramente speciale, quella di ricreare in un territorio diverso set che in qualche maniera appartengono a quel territorio e dove persone venute dall'Italia e persone che dalla Russia erano state in Italia e erano tornate lì, mettevano... Non era solo una manifestazione della macchina, era proprio un'interpretazione di come le attività potevano cambiare grazie alle macchine. Perché poi questa è la vera differenza, cioè di come l'inserimento di una macchina calcolatrice o di una macchina per scrivere o di quel che è, cambia proprio le operazioni. È un dispositivo relazionale, cioè all'interno di tutto il design, nel momento in cui tu fai un progetto che è un progetto di design che funziona, quel progetto non fa solo il caffè o non fa solamente non serve solamente a scrivere, ma cambia le possibilità di azione. Altra cosa che a me piace molto e che riguarda questa mostra è il fatto che Giovanni Giudici, che è uno scrittore che lavorava all'Olivetti, faceva i testi, testi brevi tipo quelli di copy per le pubblicità o testi più lunghi, era lì e non mi ricordo chi ci fosse in Italia. Comunque c'è questo grandissimo scambio di telex quasi quotidiano, dicendo oggi sono venuti tot visitatori, oggi la stampa russa ha scritto questo, oggi è arrivato quel personaggio particolare, e c'è tutta questa corrispondenza fatta con i telex di tutte le giornate in cui è durata la mostra. E poi c'è l'ultimo telex in cui Giovanni Giudici dice torniamo domani col charter, atterriamo, non mi ricordo se atterravano a Roma, a Milano, a Torino, sarebbe bello avere 100 buste con all'interno tutti gli articoli di giornale e tutte le notizie che sono uscite in questo mese e mezzo, in modo che ognuno di noi, e non solo lui, che era quello che già sapeva che cosa stava succedendo, ognuno di noi potesse possa in qualche modo verificare e diventare partecipe anche di quelli che sono stati i commenti della sua azione. E questo è un vero atto comunitario, cioè questo è un tipo di comunicazione interna che rende le imprese una comunità, veramente una comunità. Di ognuna di queste mostre ci sarebbero infinite cose da dire, io vi sto dicendo quelle che veramente hanno a che fare col discorso sull'innovazione, sto scartando un sacco di storie. E questa è un'altra storia ancora. Questo è lo stile Olivetti, fa parte del titolo di un mio lavoro, fa parte dell'occasione per cui siamo qua, è una cosa di cui tanti parlano sapendone poco, e non è vero. È vero, perché è uno slogan meraviglioso. È vero che io ho un dubbio sul 60 o sul 61. È vero che si fa risalire tutto questo alla mostra fatta a Zurigo nel 1960, ma se vi ricordate che vi ho detto quella presa elettrica sta davanti a quei geroglifici perché prende le macchine elettriche e le inserisce all'interno di una storia più lunga. A me questa cosa è capitata spessissimo. Cioè, tutti dicono lo stile Olivetti è nato con quell'anno. In realtà c'è un articolo del 57, un'intervista del 55, un altro testo del 50, un testo dell'80 che però si riferisce al 1938. E tutte queste cose insieme sono piccoli momenti in cui la parola stile Olivetti compare
e compare in una maniera molto più potente, molto più determinata di quanto in realtà poi non fossero i contenuti di questa mostra. Questa tra le varie mostre è quella più povera come allestimento, come presenza di materiali, anche più piccola rispetto a Concept Forum, però è una delle mostre importantissime per due motivi. Uno, perché compare la O grande di Balmer. Sarà vero che compare per la prima volta? E l'altro perché compare la parola Ciro Olivetti. Sarà vero che compare per la prima volta? Non è vero in nessuno dei due casi. E quindi andando a ricostruire, anche questa è una di quelle cose che possono cambiare significato per noi solo frequentando gli archivi. E io non sono proprio un topo di biblioteca né una cosa di archivio, però la cosa che diceva Enrico all'inizio, diceva ah, no, perché lei l'ha fatto bene, io non so se l'ho fatto bene o male, l'unica cosa che ho fatto bene è andare alle fonti, quello sì. Poi nello specifico, lui proprio mi ha dato una dritta speciale che vedremo dopo, e invece Anna Viotto, che è la responsabile della biblioteca, che verrà domani mattina, ha trovato, e poi parla tedesco, perché non è roba da poco, ha trovato un articolo del 57 in cui veniva dichiarato. La domanda che ci siamo fatti è quindi l'Olestilo Olivetti non nasce nel 60, nasce da prima, forse si coagulano delle occasioni per cui c'è una facilità a dirlo, a rendere consapevoli le altre persone, però non è un'invenzione di quel momento, ma è uno di quei modi del lessico iniziale, cioè una modalità per cui tutte queste cose stanno insieme, e stanno insieme anche perché una delle potenze dell'innovazione olivettiana e della narrazione dell'innovazione olivettiana era che tutto quello che abbiamo visto sino adesso forse non l'ho fatto emergere con sufficiente energia, non è mai stato realizzato da una persona sola. Cioè lì c'erano Figini, Pollini, Scavinsky e Luzzatti. Nella mostra ho detto che avevo lenti, ma c'era un team pazzesco. Nella mostra del design process altrettanto. E questa commissione di competenze, questo lavoro collaborativo che oggi chiamiamo team, oltretutto aveva a che fare con un progetto preciso, perché il sistema delle assunzioni prevedeva che venissero assunti contemporaneamente 3 persone, mi sembra, ogni volta che si faceva un'assunzione a 3 persone, una dell'area umanistica, una dell'area tecnica e la terza, io non me la ricordo, filosofica o filosofica. E questo è qualcosa che vi dice tanto sullo stile Olivetti. Cioè, io non ho bisogno di una persona, ho bisogno di 3 persone, e queste 3 persone tra di loro in qualche modo. Poi, andando un po' più alle origini, è un'impresa nata nel 1908, andando un po' più alle origini, si capisce anche che ruotavano in questi ruoli all'interno degli uffici e delle organizzazioni. Una volta, voglio dire, poi nel tempo si sono specializzati, c'erano persone che scrivevano meglio, persone che in qualche maniera disegnavano meglio, però ruotavano. Una cosa che accomunava l'essere un lavoratore all'interno dell'Olivetti, io vi parlo soprattutto degli uffici di comunicazione, delle persone che si sono occupate di comunicazione di mostra, era che la fabbrica la dovevano conoscere, la produzione la dovevano conoscere, i processi li dovevano conoscere, e non solo da progettisti e designer, anche solamente da comunicatori. E questo è un altro di quei modi che poi vanno a comporre il lessico. Tant'è che, voglio dire, pintori, nella maggior parte delle immagini che sono alle mie spalle, disegna parti di macchine, a modo suo, in un modo assolutamente speciale, che non è speciale per l'Olivetti, è speciale per la grafica italiana, europea e internazionale.
perché veramente è stato un grande, però ognuna di queste ha a che fare o con quello che esce dalle macchine, lettere e numeri, comunicazione, condivisione, oppure con proprio parti meccaniche, circuiti, processi, ruote, troppo astratti nel loro modo di voler raccontare le cose, giustamente astratti, perché non è quella macchina necessariamente, ma è parte di un processo di trasformazione di volta in volta. Queste sono le origini, questo è quello che viene molto prima dei pittori, che è proprio è il primo manifesto, che poi in realtà è il primo manifesto di una serie, ed è quello che torna a quello che si può fare con la macchina per scrivere, quindi torna ai testi e lo inserisce stavolta all'interno della letteratura italiana, perché quello è... tanto bello non sembra che fosse dai soliti ritratti, però qua Dante è particolarmente brutto, no? E questa è là, quindi, ed è l'ipotesi della multisumma, dove ci sono le parti meccaniche, quelle interne, quelle di interfaccia, quelle di comunicazione e soprattutto le frecce, che sono il modo per raccontare quelle che sono le operazioni. Lì è più bella che proiettata, in realtà, perché poi nelle proiezioni i colori si alterano sempre. I colori, a parte alcune sovrapposizioni, a parte alcune sfumature, sono dei colori che vengono da quelli che sono le immagini della Bauhaus. Anche questi, in realtà, cioè l'uso dei colori primari. Ho messo delle slide che hanno a che fare con la storia. Che ore sono? Non vi voglio tormentare, le saltiamo. La cosa importante è che una storia sono, scusate, sono immagini che hanno a che fare con la storia, che di volta in volta mettono in relazione il prodotto, la macchina, il tipo di innovazione e il tipo di comunicazione. Accelero, però su queste mi voglio soffermare. Ci sono due momenti importanti dell'espansione sul mercato dell'Olivetti. Un momento in cui diventa la macchina prodotta in Italia, destinata al mercato europeo, al mercato internazionale europeo, al Sud America, e in qualche maniera ostacolo alle importazioni delle macchine americane. All'inizio di quella cronologia ci sono i viaggi che Camillo Olivetti ha fatto negli Stati Uniti e poi i viaggi che Adriano Olivetti ha fatto negli Stati Uniti, perché di fatto viaggi, lettere, documenti sono stati momenti esplorativi per capire come, non tanto come funzionavano le macchine, che era una cosa non così tanto complicata, perlomeno per Camillo non era una cosa così tanto complicata, per capire come poter fare un'organizzazione produttiva. Perché prima del 1908, voglio dire, l'America di fatto era un luogo a cui guardare per capire come erano fatte le organizzazioni produttive, ma sto parlando di organizzazione, logistica, distribuzione, tempi, catene, no? Tutti i dettagli per comprendere il tipo di investimento, il tipo di resa. Ciò nonostante, nei documenti di quegli anni l'atteggiamento nei confronti della comunicazione americana era molto critico rispetto al fatto che l'utente non dovesse essere sedotto a vuoto, non dovesse essere ingannato, e che il commento pubblicitario dovesse essere autentico rispetto a quello che si dava, a differenza di non urlato, ma raccontato e inserito. Cosa che succede da un certo momento in poi, guardando questi e guardando poi quello che sarà, ma che
era un problema perché in Italia arrivavano le macchine prodotte negli Stati Uniti. E da qui inizia una delle costanti della comunicazione, che è quello della nave, e poi a un certo punto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Olivetti ha di fatto conquistato il mercato americano. Ve la faccio breve rispetto a quelli che sono stati i laboratori che sono stati impiantati lì, altre storie che riguardano l'acquisto della Underwood e storie dai colori gialli che riguardano i servizi segreti e la fine della vita di Adriano, perché poi questo contrasto con l'America sempre in... però ci sono libri per questo, cioè non vi sto levando la possibilità di saperlo, sto semplicemente tagliando corto. E il prodotto che è arrivato con più forza sul mercato americano sicuramente è stato la Divisum, che è una delle prime macchine da calcolo. Infatti questa immagine è fantastica perché c'è proprio la freccia di penetrazione. All'inizio si andava, le prime macchine sono state presentate alla Fiera di Bruxelles, alla Fiera di Torino, e la lavorazione in serie di modello americano è quella che in qualche maniera viene applicata, dichiarando che la lavorazione in serie e il design industriale arrivano da lì, ma che adesso sono una competenza locale. Io avevo un'ora che è passata. Sto cercando di capire come saltare un sacco di cose per arrivare alla fine, però dipende anche da quanta resistenza avete voi. Cioè io non ce l'ho. E anche dal fatto che però non siamo moltissimi, e se avete voglia di vedere la mostra, tante cose ce le possiamo dire anche mentre guardiamo la mostra, no? Senza far questa cosa così. Allora, quante No, non ti so rispondere. Non ti so rispondere. Ci sono delle cose che io penso abbia preso, due nello specifico, e sono i colori, perché tutte le macchine Olivetti sin dal 1932 erano dei colori. Ti ricordi quando sono arrivati i meravigliosi color era jelly, no? Con tutti i nomi di frutta così. E un'altra cosa, e allora andiamo direttamente lì, a questo punto. Eccoci. La modalità di interazione col pubblico nei luoghi di vendita. Perché quando noi entriamo in un negozio Apple possiamo toccare, provare, no? Ed è una cosa che è iniziata nel 52. Questo è il negozio Olivetti sulla Quinta Strada a New York, fatto da uno studio di architetti molto noto, per quelli che amano l'architettura, che si chiama BBPR, che sono le iniziali dei soci, che sono scritti là. E questa modalità di lasciare le macchine a disposizione di quanti volessero effettivamente utilizzarle è stata una trovata geniale, non dello studio BBPR, ma è stata fatta 2 anni prima fuori lo showroom di Chicago e fuori lo showroom di San Francisco, negozi realizzati da un architetto che si chiama Leo Leoni, che non era interno all'Olivetti, ma neanche lo studio BBPR era interno all'Olivetti. Questo negozio era, non c'è più, neanche gli altri, era meraviglioso per tutta una serie di motivi.
quelle pochissime cose che ci siamo dette sull'arte prima rientrano completamente all'interno degli spazi dell'architettura in molti modi, cioè in tutti gli showroom, cioè, allora ci sono showroom, negozi e filiali, ok? In tutti gli showroom c'è una presenza artistica che va dai reperti archeologici alle sperimentazioni innovative di artisti che hanno l'opportunità per la prima volta di sperimentare qualcosa che in qualche maniera qualcuno non gli aveva ancora mai finanziato. Ci ho detto, qui le macchine per scrivere sono sul marciapiede, come sono sul marciapiede anche qua. Questo è Chicago e questo è San Francisco. Ci sono i fogli e i passanti scrivono. Ovviamente showroom di Olivetti e di Leo Leoni sono a San Francisco e Chicago. Tutto quello che succede a New York ha una risonanza maggiore e pazzesca. E la comunicazione giornalistica ha iniziato a riportare gli scritti dei passanti. Per cui c'è un articolo su Notizie Olivetti, ma che è una traduzione di un articolo della stampa americana che si intitola Sono Mary e vengo dal Bronx, per capirci. Per cui le nostre insulse, insane, ossessive e gradevolissime bacheche Facebook di oggi in realtà erano in qualche maniera lì. Perché non è che io avevo la possibilità di scrivere e poi levavo il foglio. Una persona scrive o due righi o 10 fogli, però se scriveva due righi io potevo in qualche maniera continuare e potevo firmare, potevo non firmare, scrivere gli affari miei. C'è chi scrive della fidanzata, chi scrive di cosa aveva appena fatto, c'è chi inventa una poesia, chi mette un suo pensiero e via via questa diventa parte della comunicazione. Quindi quella che diventa una performance collettiva diventa parte della comunicazione. Ed era una vera performance collettiva perché all'interno, si vede in quell'immagine più piccola, c'era uno schermo e c'era quella che un tempo si chiamava una candid camera, per cui le persone in qualche maniera venivano anche riprese. E quindi non la chiamerei una performance spontanea, la chiamerei sicuramente una performance indotta, dove però non poteva anche accadere l'imprevisto in qualche maniera. E quindi credo che quella modalità di interazione con questa era un'utenza, quelle di Jobs già iniziano a diventare utenze differenziate, un po' più simili a quelle di oggi, sia una cosa che hanno in comune. Cioè, se io fossi stato interessato alle modalità di vendita e di presentazione, questo caso, a parte che è un caso conosciuto in quello che si chiama anche il marketing, non solamente nella comunicazione. Rispetto ai prodotti mi viene solamente in mente questa cosa dei colori. Quando l'Olivetti ha cercato di fare un prodotto di grandissima, grandissima diffusione, come può essere la penna Bic, e quindi di massificazione, come invece è capitato poi con i prodotti Macintosh, col telefono essenzialmente, l'Olivetti non c'è riuscita. Perché tutta questa intenzione era concentrata su una macchina meravigliosa. C'è giù la Valentin o ci sono solo le pubblicità? C'è la mostra? Sotto, sì. Ok? Sì, che è una macchina veramente meravigliosa per la potenza espressiva della sua comunicazione, però questa grossa ambizione che hanno avuto i suoi progettisti di renderla diffusa su ogni tavolo, no? Come computer della Macintosh, non si è verificata. Cioè, dal punto di vista commerciale non è stato assolutamente un successo. Avete ancora un minuto solo di pazienza? Queste sono, c'è tutta la parte dei filmati che è molto interessante,
Questi sono prodotti estremamente innovativi che non sono andati sul mercato, ma che se ci andassero domani mattina avrebbero spazio. E qua torniamo alla prima immagine. Cioè, in mezzo ce n'è un'altra che io qua non vedo, forse quella del pallottoliere c'è giù? Non lo sappiamo. Comunque, no. Geroglifico, presa della corrente. Poi c'è un'immagine di pittori, che è quest'autore qua, dove su un pallottoliere visto in primo piano ci sono dei fiori, per cui i pallottolieri diventano portafiori. E questa però è un'immagine precedente, l'originale in bianco e nero è del 38, poi è stata riedita. Qua c'è scritto Studio 44, l'originale era per una macchina che si chiamava Studio 42, che era nel 1938. E secondo Giovanni Giudici, che è uno di quelli che scrive dello stile Olivetti, riferendosi al passato e non a tutto quello che è accaduto dal 1960 in poi, questo è il manifesto che decreta il modo. Cioè, il modo è quello per cui sono arrivate le macchine per scrivere, non si scrive più, i calamai possono diventare portafiori e quindi ogni innovazione rientra all'interno di una storia che è la storia della scrittura, la storia della manualità, la storia dei nostri oggetti quotidiani e non è una storia che viene cancellata. Cioè, l'innovazione non è entrare a gamba tesa e rendere obsoleto quello che qualcuno ci dice che non ci serve più, perché può continuare a far parte della nostra quotidianità e della nostra modalità. Adesso, se vi fa piacere, andiamo insieme alla mostra, così magari se c'è qualcos'altro lo vediamo insieme. Che ne pensi?